Sono una studentessa di terza media e sono quasi arrivata alla fine del mio percorso in questo istituto comprensivo. Questa scuola non mi ha insegnato solo a leggere o scrivere, ma qualcosa di molto più importante per chi come me vive in un territorio come quello di Giardini Naxos. Giardini è sempre stato un paese a forte rischio alluvionale a causa dei diversi torrenti. È soggetto a rischio sismico e ultimamente sono anche frequenti gli incendi d'estate. Le classi di scuola primaria hanno realizzato cartelloni, testi regolativi e materiale cartaceo, approfondendo segnaletica e procedure d'emergenza. Nella giornata nazionale della sicurezza, il 22 novembre, io e i miei compagni abbiamo svolto dei lavori inerenti al rischio alluvione. Come possiamo vedere dalle diapositive, la scuola investe tanto per le prove di evacuazione, che molto spesso sono fatte in collaborazione con la Protezione Civile. Durante le simulazioni emergenza incendio abbiamo testato la nostra capacità di non lasciarci prendere dal panico. Io e i miei compagni abbiamo sentito 5 scuri di sirena, abbiamo seguito quindi le procedure di evacuazione, abbiamo notato il fumo fuoriuscire dalla scuola e in quel momento tutti abbiamo pensato di essere di fronte a un vero incendio. In realtà era tutto organizzato, ma siccome nessuno è stato preventivamente avvisato, abbiamo vissuto quell'esperienza come reale. Quando ci si trova a casa e c'è un terremoto, la prima cosa da fare è mettersi sotto i muri portanti, allontanarsi da mobili pesanti, scaffali e quant'altro. Se ci si trova a scuola, ci si protegge sotto i banchi e una volta terminata la scossa, si esce dalla classe. Se tra i compagni c'è qualcuno in difficoltà o con disabilità, ci sono dei ragazzi con l'incarico di aiutarlo. Secondo me, rispettando delle piccole regole, la simulazione o la situazione reale si affronterà con maggiore calma e sicurezza. Le immagini delle nostre simulazioni sono state pubblicate sul giornale La Sicilia ed infine è stato realizzato un articolo su TG90. Sapere che ognuno dei nostri studenti è riuscito a mettere in atto correttamente le procedure apprese è stata per noi una soddisfazione molto grande. La scuola, ambiente di vita per gli alunni, ambiente di lavoro per gli insegnanti, è il luogo primario per la prevenzione. Ciò che cerchiamo di fare attraverso le nostre attività è spostare l'attenzione dal dopo, quando il danno è fatto, al prima, con la prevenzione. Proprio per questo motivo, l'Istituto Comprensivo Giardini si è posto l'ambizioso traguardo di sviluppare una cultura della sicurezza, trasmettendo ai bambini, alle bambine, agli studenti e alle studentesse la sensibilità, la conoscenza e la consapevolezza del rischio, convinti come siamo che cultura, sicurezza e lavoro debbano sempre viaggiare insieme.